Bentley Play in questo nuovo video. Oggi sono un nuovo video. Abbiamo le bustine della UEFA Euro, quindi della Europei del 2020. E sono fatte dall'Adrenaline, quindi Panini. E costano 1,50€. Le potete trovare in edicola. Contengono 5 bustine. Io qua vedo 225 teammates, 144 special card, 63 fans, 1 su 2 pacchetti, 54 power ups in 1 ogni 4 pacchetti, 9 rare, 1 ogni 20 pacchetti. Poi le 18 UEFA, Nation League, 1 ogni 7 pacchetti. Ok, quindi possiamo aprirne uno. E apriamo questo qua perché non lo so, mi piace. C'è pure il giochino, perché comunque difensore, e poi qua abbiamo il numero, il codice. Quindi andiamo a vedere. Aspettate, ho visto la speciale che era girata. Vabbè. Subito Bernardeschi dell'Italia. E Federico Bernardeschi, quindi vediamo cosa ci dice. Quindi qua si dice il nome e in quale nazionalità gioca. Poi 65 di difesa, 83 di centrocampo, possesso palla, 80 di attacco e in totale 228 in teoria. Sì. E poi abbiamo Van Dijk. Sì. Gioca dell'Olanda ed è e ha 89 di difesa, 76 di controllo palla e 69 di attacco per un totale di 234. Hazard, attenzione, Hazard del Belgio con 68 di difesa, 87 di controllo palla, 85 di attacco e 240 di totale. Comunque io e Andrea ne sono fatti meglio. Molto meglio. Tra poco abbiamo la speciale. Abbiamo Allen del Galles, 68 di difesa, 67 di controllo palla, 65 di attacco per un totale di 210. Poi abbiamo no della Svezia, che schifo. Dai, ci hanno fatto uscire nei mondiali. Dai, vabbè. Nilsson Lindelof, se l'ho detto male ci godo. Gioca nella Svezia con 80 di difesa, 70 di controllo palla e 68 di attacco per un totale di 218. E qua abbiamo la speciale, ragazzi. È un attaccante, questo qua è il codice. Ed è fans favorite, quindi quello preferito dai fan. Ed è Elius Snow Ussi della Norvegia. Ha 68 di difesa, 79 di controllo palla e 78 di attacco per un totale di 225. E tipo lui è tipo il Ronaldo della Norvegia. Andiamo a prendere questo e andiamo ad aprirlo. Vabbè, Winsel del Belgio. Poi Kalas della Repubblica Ceca. Poi Isco, buono, della Spagna con 69 di difesa, 88 di controllo palla e 80 di attacco per un totale di 237. Nemec della Slovacchia, giusto? Ok, sono forte. Poi abbiamo un altro dell'Olanda e Bergwing Bu. E qua ci abbiamo questo della Bosnia. E in 15 dovrebbe essere Pjanic e poi Zeko, se gioca. Ecco. Ok, quindi abbiamo la Bosnia, quindi tutta la squadra della Bosnia con qua Pjanic e qua Zeko, che sono quelle più importanti della Bosnia alla fine. Quindi andiamo avanti, andiamo a mettere sempre qua negli speciali.
E abbiamo quindi Cianaloglu, Turco, Hector de Tedesco della Germania, Trippier inglese, no aspetta, sì, dell'Inghilterra, poi Brozovic della Croazia che gioca all'Inter, Tosun della Turchia e poi adesso abbiamo la carta speciale e noi andiamo a togliere e vediamo che carta è. Quindi è un centrocampista e mia che figa! Tipo così, poi puffetti, bravo. Ed è Ramsey, ed è un key player, quindi giocatore chiave, del Galles, strano che non è Bale, vabbè. Con 68 di difesa, 91 di controllo palla e 75 di attacco, per un totale di 234. E quindi andiamo a mettere ovviamente qua negli speciali. Adesso andiamo a sistemare le carte bene. Tutto sto casino non mi piace. Andiamo a prendere questa. E abbiamo Bancu della Romania. Poi Aken dell'Olanda. Poi McGregor, Grego della Scozia. Devo mettere qua. Ah, un altro svedese. Elander della Svezia. Naismith, sempre della Scozia. E poi abbiamo Witzel, sempre giocatore chiave, del Belgio, con 70 di difesa, 90 di controllo palle e 75 di attacco. Quindi abbiamo di Witzel sia la sua versione speciale che la sua versione normale che abbiamo trovato prima. Vediamo dov'è. Vediamo. Eccolo. Witzel. E poi adesso abbiamo l'ultimo pacchetto, quindi questo qua lo andiamo a mettere al centro. Abbiamo Georgesen della Danimarca. Morata, che gioca nel Real Madrid. Però mi sa che se lo devo vendere comunque. E che giocava alla Juve, Morata della Spagna, Mbappé ragazzi, Mbappé della Francia, mamma mia, Kylian Mbappé, ah vabbè, con, vabbè, poverino, con 63 di difesa, 85 di controllo palle, 89 di attacco, con un totale di 237, Mbappé. Poi Andre Silva, che mi sembrava così, mi ha Ronaldo, ho detto, mi Ronaldo, del Portogallo, con 65 di difesa, 79 di controllo palle, 83 di attacco, con un totale di 227. E vabbè, Manolas, ragazzi, questo qua è il pacchetto migliore che abbiamo aperto, perché ne abbiamo aperto solo 5 in questo momento. E abbiamo quindi Manolas della Grecia, con 85 di difesa, 70 di controllo palla, 66 di attacco, con un totale di 221. Quindi adesso qua andiamo a mettere qua Manolas e qua abbiamo la carta speciale. Quindi è un attaccante. Mi sa che una carta come questa, sì. Oh. Della Svizzera abbiamo Seifrovic, 65 di difesa, 74 di controllo palla e 87 di attacco. Che quindi andiamo a mettere qua come speciale. Quindi abbiamo finito con questo video, dove aprivamo i pacchetti della UEFA. UEFA Euro 2020. Questo qua sarà il pacchetto che mi andrò a salvare, perché è uscito davvero bene. Andiamo a rivedere tutte le speciali. Quindi dalla prima, giocatore preferito dai fans, ed è lui. Della Norvegia è il Nousi. Poi abbiamo tutta la squadra della Bosnia, con qua Pjanic e qua Dzeko. Poi abbiamo, e adesso abbiamo tutti, mi sembra veramente che esplodo, sono fighissimi, puffiti. Con giocatore chiave, Ramsey del Galles,
con 68 di difesa, 91 di controllo palla e 75 di attacco. Poi abbiamo Witsel del Belgio, giocatore chiave, con 70 di difesa, 90 di controllo palla e 75 di attacco, con un totale di 235. Poi abbiamo Seifrovic, 65 di difesa, 74 di controllo palla, 87 di attacco, con un totale di 226. Ed è svizzero. Ok raga, quindi abbiamo visto pure tutte le speciali, quindi sono loro. Quindi raga, arriviamo a ogni 100 like, vi porto un altro pacchetto, come facciamo di solito. Ok raga, quindi se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!